I contagi da Covid-19 in Sicilia continuano a salire e la gente inizia giustamente a preoccuparsi. Sentiamo l'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, su come intende il governo intervenire. Beh, la gente intanto deve sapere che il governo è disponibile nelle prossime ore a valutare delle iniziative di maggiore resistenza ai mancati controlli. Noi come siciliani, come regione, siamo stati in questi mesi ritenuti tra i più aderenti alle linee guida nazionali e regionali, e questo ha fatto sì che anche nell'indagine sulla sieroprevalenza la Sicilia fosse all'ultimo posto. Oggi alcuni comportamenti, soprattutto dei più giovani, rischiano di mettere a danno la gestione della fase post-lockdown, e questo va impedito. Il Presidente Musumeci ha fatto un richiamo molto forte, nelle prossime ore scriverà anche a tutti i sindaci. È necessario, ma le forze dell'ordine, le prefetture siciliane lo stanno già predisponendo, che in tutti i locali pubblici vengano effettuati i controlli e che si adottino le sanzioni necessarie. Quello che ad esempio è accaduto ieri nella città di Catania con un locale aperto in violazione di tutti i protocolli non dovrà mai più avvenire.